Are you struggling to conceive? You have options, and at Piedmont Reproductive Endocrinology Group, we'll make sure you have the guidance and support you need. PREG is known for individualized fertility care that's unique to every patient. We take the time to provide a reassuring and empowering experience because we believe that you deserve nothing less. Let us help you on your journey to parenthood. Visit us at pregonline.com to learn more. Get the guidance and support you need at Piedmont Reproductive Endocrinology Group. Breast milk science. It's a thing, and it's our thing. We're ByHeart. We're an infant formula company on a mission to get a lot closer to the most super, super food on the planet, breast milk. Our patented protein blend has more of the important and most abundant proteins found in breast milk. We're the first and only U.S.-made formula to use organic, grass-fed whole milk, not skim. We make our formula in our own factories in Iowa, Oregon, and Pennsylvania, using a small batch manufacturing process that works to preserve the integrity of our ingredients. We ran the largest clinical trial by a new infant formula company in 25 years and clinically proved benefits like easier digestion, less gas, and softer poops versus a leading infant formula. We were the first infant formula company to earn the Clean Label Project Purity Award. And while we've put a lot into ByHeart, there's a long list of things you won't see on our ingredient list, like no corn syrup, no maltodextrin, no GMO ingredients, no soy, no palm oil. ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com. Stai per ascoltare Review, programma di attualità registrato in diretta, in onda su Parole di Vita. Benvenuti a questa nuova diretta di Review, in questo spazio in cui avremo la possibilità di avvicinarci alla parola con un approccio molto molto di ricezione, di ricevere da parte del Signore la sua parola preziosa, le sue indicazioni preziose. Oggi concentreremo la nostra attenzione particolarmente sulla parola, perché parleremo proprio di un aspetto della storia del popolo di Israele che è estremamente importante per la crescita e per la consapevolezza della potenza di Dio, perché parleremo, pensate un po', della conquista di una delle città più difficili da conquistare, se non la prima addirittura, che il popolo di Israele ha dovuto conquistare quando si è trovato finalmente nella terra promessa. Mi sto riferendo a Gerico, la città conquistata attraverso la potenza soltanto di Dio, in un modo, in un sistema straordinario. Capiremo e affronteremo questo spazio della storia di Israele insieme al nostro carissimo pastore collegato con noi, che è il pastore Samuele De Leo dalla provincia di Napoli. Ma intanto, come di consueto facciamo ogni mattina, prima di partire, prima di metterci in moto e di azionarci verso il centro della nostra chiacchierata, prendiamo insieme un buon caffè biblico. Buongiorno Caffè Biblico, ben trovato. Come vedi, qui nel mio ufficio ho questi due simboli dell'esercito romano, l'elmo e il gladio, la spada. E sono appassionato della storia di Roma. E poi, che c'entrano queste cose con la vita spirituale? Sono simboli non solo dell'impero romano, ma secondo la Bibbia sono anche simboli di una guerra spirituale. La nostra guerra non è contro esseri umani, la nostra guerra è contro le forze del male, le forze del diavolo. Il diavolo è conosciuto nella Bibbia, in Apocalisse, come il grande dragone, una forza incredibile, una forza che sarebbe imbattibile se non fosse per l'aiuto di Dio. Dice così in Apocalisse capitolo 12: il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato sulla terra, e con lui furono gettati anche i suoi angeli. E poi ci pensiamo, oh, ma come possiamo combattere contro questo gran dragone, questo serpente antico? E notiamo anche un'altra cosa,
è il seduttore di tutto il mondo. Ecco perché troviamo così tanta disinformazione su internet, dovunque, e dobbiamo continuamente cercare la verità in mezzo di tutta questa disinformazione. Propongo che la verità si trova nella santa parola di Dio. Ecco il nostro punto di riferimento. Poi, come facciamo a combattere contro le forze del male, cioè il dragone? Come possiamo vincere il dragone? Dice così in Apocalisse 12. Ma essi, i credenti, essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza. E non hanno amato le loro vite, anzi l'hanno esposto alla morte. Cioè amiamo Gesù più di noi stessi. Siamo disposti di morire per il Signore se necessario, ma non solo, siamo stati lavati nel sangue di Gesù e abbiamo la parola di Dio. Ecco come vinciamo contro questo dragone. Paolo dice in Efesini capitolo 6, il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, non è contro le persone, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Paolo dice, perciò, prendete anche l'elmo della salvezza. Sei salvato, sei lavato nel sangue di Gesù. Prendete l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. E poi con questa armatura si vince, ma anche con la preghiera. Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera, supplica e perseveranza. Poi Paolo dice, del resto fortificatevi nel Signore, nella forza della sua potenza. Oh, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Ma c'è una forza più grande, più potente che la forza di Dio? No, non esiste. Allora, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Allora, buon caffè, buona giornata. Ah, che meravigliosa verità è descritta in Efesini 6, quando si svela tutto quanto il combattimento che il credente combatte ogni giorno, che non è fatto appunto, come diceva anche il pastore Terry, che approfitto per salutare, zio Terry, il nostro zio Terry d'Italia. E abbiamo però di fronte una realtà impressionante, ovvero quella che noi combattiamo verso contro un nemico invisibile agli occhi umani, ma visibile nelle aree spirituali. Quindi quando sei un figlio di Dio, una figlia di Dio, che ha cominciato a percorrere la strada della santificazione verso il Signore, quando ti stai consacrando in te la percezione di un combattimento spirituale contro questo dragone, diventa sempre più reale. Quindi meraviglioso appunto il capitolo 6 di Efesini, che mette in guardia proprio di fronte a queste strategie del nemico. Ma come detto in apertura, anche oggi abbiamo l'opportunità di approfondire una tematica importante per la vita cristiana. Oggi parleremo di un avvenimento biblico molto conosciuto e altrettanto utile per la crescita delle nostre vite, stature spirituali. Mi sto riferendo alla conquista del famosa città di Gerico, prima città da conquistare per la terra, nella terra promessa. Ma delle mura che cadranno, ce ne parlerà il nostro pastore, che è collegato con noi. Ve lo presento subito, il pastore Samuele De Leo, dalla provincia di Napoli. Veniamo, eccolo qui. Pace e buongiorno. Amen, pace a te Michele, Dio ci benedica. Grazie per esserti collegato, grazie Samuele per questo spazio che ci consenti di condividere questa mattina e speriamo anche di averne anche di più frequenti, in modo che ogni volta che ci colleghiamo possiamo approfondire, a Dio piacendo, proprio quelle tematiche come quella che affronteremo oggi, di questo argomento così importante. E vorrei molto brevemente, prima di passare all'approfondimento biblico della storia che ci vuoi condividere, pastore Samuele, chiederti molto velocemente da dove sei collegato, qual è il tuo impegno ministeriale, e dici proprio veramente 2 minuti di te, molto velocemente.
A te la linea. Gloria a Dio. Sono Samuele De Leo, come è stato già detto. Sono collegato da Napoli, precisamente Ponticelli. Sono responsabile pastore presso la comunità Passione per Cristo ad Ercolano, via Patacca numero 73. E grazie a Dio serviamo il Signore con la mia famiglia. Gloria a Dio, Dio benedica il vostro lavoro ministeriale. Pastore Samuele, oggi ci vuoi condividere appunto questo messaggio molto interessante. Quindi ti darei subito la parola e alla fine della tua meditazione, se ci sono delle domande che ci arrivano dai nostri amici da casa, approfitto per dare il numero che è il 379. Aspetta, 379-2710-854, perché attraverso i messaggi WhatsApp che potete inviarci noi possiamo, perché no, alla fine della meditazione anche trattenerci con qualche domanda al pastore Samuele. Intanto però do la linea al pastore Samuele e andiamo subito a prendere appunti con la meditazione che Dio vuole far arrivare ai nostri cuori. A te la linea, Samuele. Gloria a Dio, gloria a Dio. In primis voglio ringraziare il Signore per questo intervento che veramente ha messo nel mio cuore, ma non soltanto, ringrazio anche la tua persona per la tua disponibilità, come sempre onori Dio e onori anche coloro che lo servono. E io mi sento ogni qualvolta onorato di poter condividere ciò che è il messaggio, ma soprattutto il pensiero che lo Spirito Santo ha messo nel mio cuore stamattina, perché anche attraverso questo caffè spirituale che ci siamo presi mi rendo conto che lo Spirito Santo ci sta guidando in un'unica direzione, ed è quella di introdurre la sua Chiesa a predisporsi veramente a una vera e propria guerra spirituale che in realtà sta in atto. Tante volte si parla di guerre, tante volte ci vengono poste davanti delle battaglie, ma come dico sempre, bisogna sempre comprendere l'identità della guerra, perché tante volte le guerre non è solamente paragonabile ad una guerra morale, fisica, ma tante volte ci sono delle vere e proprie guerre spirituali che non sempre si possono combattere con delle armi materiali, ma hanno bisogno di essere combattuto altrosì con delle armi spirituali. E lo Spirito Santo metteva davanti a me questo capitolo proprio perché davanti ad una conquista che non era una conquista umana, ma era una conquista spirituale che Dio stesso aveva dato al popolo di Israele, andava vinta con delle armi spirituali. Eppure parliamo di un popolo che era sicuramente preparato alla guerra, forse, no? Sicuramente aveva combattuto le sue battaglie con delle armi, ma qui si trova a combattere una battaglia diversa dalle altre. Dio dà dei comandi precisi a Giosuè, proprio come questa mattina Dio vuole parlare al cuore del suo popolo, e vuole dire che non sempre le armi umane possono competere con dei combattimenti spirituali che tante volte vengono davanti alla nostra vita, si presentano davanti alla nostra vita, perché tante volte pensiamo che determinati combattimenti possiamo sempre risolverli tante volte con delle azioni umane, ma stamattina vedremo in che modo lo Spirito Santo vuole usarsi della nostra vita, ma soprattutto vuole che noi possiamo andare in soccorso a Dio. Alzo gli occhi ai monti,
Da dove mi verrà l'aiuto? Spesse volte chiediamo aiuto, spesse volte chiediamo aiuto anche umanamente parlando, ma c'è un aiuto che questa mattina ci viene posto dal cielo, ci viene posto prettamente dal sì. Signore, e tante volte noi cerchiamo sempre un aiuto umano, cercando forse che quell'aiuto umano possa risolvere ciò che sono le nostre problematiche, le nostre afflizioni, le nostre malattie, le nostre sofferenze. Perché no? Tante volte cerchiamo aiuto a tutti, ma spesse volte dimentichiamo che possiamo chiedere aiuto per eccellenza a colui che ci ha creati, a colui che conosce ogni nostro singolo capello, a colui che veramente un giorno ci ha chiamati per nome e ci ha detto: tu sei mio, gloria al nome del Signore. Stamattina, come è stato detto, c'è stato posto una sfida davanti, sì. Una sfida alla quale dobbiamo rispondere all'appello nella piena spiritualità. Mi ricordo molto bene una parola che è scritta nella parola di Dio, il quale dice: la battaglia è mia, dice il Signore. La battaglia non è vostra, la battaglia è mia. Tante volte ci troviamo a combattere battaglie che non sempre sono le nostre, ma un giorno abbiamo accettato Gesù e nell'accettare Gesù abbiamo preso in cuore la sua causa. Quale causa? Quella di annunziare il regno di Dio, quello di portare avanti veramente questa chiamata, di portare avanti ciò che era veramente la sua salvezza per la nostra vita. Ma sappiamo che tante volte davanti a questa salvezza c'è combattimento spirituale. Allora, proprio come diceva il servitore stamattina, Terry, se non sbaglio, parlava di prendere un'armatura. Prima di tutto abbiamo bisogno di rivestirci dell'intera armatura di Gesù Cristo, il Signore. Non a caso il Signore quest'anno metteva nel mio cuore, e questo lo dico non per pubblicità, ma per la responsabilità che Dio mette nel mio cuore ogni qualvolta che c'è da preparare qualcosa da parte sua. Come ogni anno ho a cuore di poter scrivere dei libretti, il quale il Signore, attraverso il suo Spirito Santo, mi dona delle tematiche da trattare. E la tematica di quest'anno, non a caso, cade proprio sul soldato di Cristo, essere rivestiti di questa armatura. Perché essere rivestiti di questa armatura? Proprio perché è un anno dove lo Spirito Santo ci sta portando, ci sta trasportando veramente in una vera e propria battaglia spirituale. Perché c'è una battaglia spirituale che si sta innalzando contro al popolo del Signore. C'è un'identità che si sta innalzando contro al popolo del Signore. Noi come rispondiamo? Come rispondiamo se non è con le stesse armi che il Signore ci ha donato nello spirito? È stato citato la parola di Dio, gloria al nome del Signore. È stata citata questa meravigliosa parola di Dio, che essa è potente a spegnere ogni dardo infuocato del nemico, gloria al nome del Signore. Sapete, è importante leggere la parola di Dio, è importante consultarsi con essa, perché solo attraverso la parola di Dio, solo attraverso la parola di Dio noi possiamo essere realmente
liberi. Tante volte ci viene posta davanti una libertà, ma che cos'è una libertà? La libertà è conquista, la libertà è poter conquistare una verità. E noi veramente in questa mattina vogliamo dire: Signore, donaci conquista attraverso la verità della tua parola, perché noi non vogliamo vivere nell'ignoranza, noi vogliamo vivere nella conoscenza della potenza del nostro Signor Gesù Cristo. E come è scritto in Giosuè capitolo 6, la conquista di Gerico, è scritto anche che Dio dà dei comandi, da delle prescrizioni al popolo, perché solo attraverso l'ascolto e l'ubbidienza alla parola di Dio noi possiamo vincere le nostre battaglie. Io stamattina non so quali siano le tue battaglie, io non so quale sia l'identità che si sta alzando contro la tua vita, ma di una cosa ne sono certo: alza il tuo sguardo al cielo, perché è dal cielo che stamattina può arrivare l'aiuto. Tante volte hai confidato negli uomini, hai confidato nei carri, hai confidato nei faraoni. Ma stamattina il Signore, attraverso il suo Spirito Santo, ti sta chiedendo di confidare in Lui, perché solo attraverso di Lui tu possa ricevere la tua vittoria. Dio disse a Giosuè: vedi, io ti ho posto in mano Gerico, io ti ho posto nelle tue mani Gerico, ma chi è Gerico? Dobbiamo comprendere che, come è stato detto, gloria al nome del Signore, dal nostro caro fratello Michele, Gerico era una città ben fortificata, era una città ben custodita, aveva delle mura alte, e la parola di Dio ci dice che non vi era nessuno che vi entrava e non vi era nessuno che vi usciva, gloria al nome del Signore, perché era una città ben compatta tra essa, ben fortificata. Ci sono delle realtà che tante volte si pongono davanti alla nostra vita che sono ben fortificate, gloria al nome del Signore. Ma noi, attraverso la parola di Dio, attraverso la potenza dello Spirito Santo, noi vedremo che queste mura cadranno. E se tu ci credi stamattina, le tue mura cadranno, le tue mura di Gerico cadranno. Forse all'epoca si chiamavano mura di Gerico, ma forse stamattina le tue mura di Gerico si chiamano depressione, paura, ansia, scoraggiamento, malattia. Ma noi stamattina, nel nome di Gesù, vogliamo dire: Spirito Santo, donaci le giuste parole affinché stamattina le mura di Gerico possano cadere nel nome di Gesù, proprio come accade al popolo di Israele. Gloria al nome del Signore. L'Eterno disse a Giosuè: vedi, io ti ho dato in mano Gerico, il suo re, i suoi valorosi guerrieri. Non parliamo di un popolo debole, non stiamo parlando di un popolo il quale non è fortificato, ma al contrario, parliamo di un popolo ben fortificato. Parliamo di un popolo ben armato. Eppure Gesù, eppure Dio Padre disse: questo popolo io l'ho messo nelle tue mani.
Voi tutti, uomini di guerra, al versetto 3, marcerete intorno alla città, girerete intorno alla città una volta al giorno. Così farai per 6 giorni. 7 sacerdoti porteranno davanti all'arca 7 trombe di corno di montone, ma il 7° giorno girerete intorno alla città 7 volte. E i sacerdoti suoneranno le trombe. Quant'essi suoneranno a distesa il cordone, e voi udrete il suono delle trombe, il popolo darà un grido, un grande grido, allora le mura della città crolleranno, sprofonderanno, e il popolo salirà ciascuno diritto davanti a sé. Fin qui la parola di Dio, perché poi continuerà ai versetti successivi in modo più dettagliato. Ma gloria al nome del Signore, noi vogliamo prendere questi versetti e vogliamo dire: Padre, nel nome di Gesù, vogliamo chiederti intendimento, vogliamo chiederti saggezza e sapienza, affinché attraverso l'udire della tua parola tu possa dare la giusta parola stamattina al tuo popolo, affinché le mura di Gerico cadranno. Gloria al nome del Signore. Giosuè ricevette un vero e proprio comando, forse un comando diverso da altri comandi che lui aveva già eseguito. Aveva ricevuto un comando, forse lui si aspettava che Dio si sarebbe mosso con lo stesso comando precedente a questo, forse con armi, forse con spade, ma non è stato così il comando che Dio ha voluto dare a Giosuè. Giosuè, io ho dato nelle tue mani Gerico, io già l'ho data nelle tue mani, io già l'ho posta nelle tue mani, ma c'è un qualcosa che tu e il mio popolo dovete fare. Sapete, Dio non ama i sacrifici, ma Dio ha sempre amato l'ubbidienza. E spesse volte pensiamo, e tante volte nel porre dei sacrifici alle nostre vite, Dio tante volte li gradisce, ma non è così. Dio gradisce l'ubbidienza. L'ubbidienza vale più del sacrificio. Tante volte abbiamo detto, più volte anche all'interno della nostra comunità, tante volte possiamo andare in chiesa tutti i giorni, e non per questo stiamo dicendo al popolo di non andare in chiesa, ma stiamo dicendo a che cosa serve andare in chiesa fisicamente parlando, ma con il cuore stare lontano da Dio. Si può andare in chiesa fisicamente, si può pregare Dio a parole, ma il nostro cuore vivere lontano da Lui. Ma stamattina il Signore ci sta chiedendo un qualcosa di importante. Vieni alla mia presenza, perché io ho qualcosa da dire alla tua vita, perché io voglio che la tua vita sia ripiena della mia benedizione. Forse tante volte ci siamo trovate in circostanze dove abbiamo potuto perdere le nostre battaglie, ma ti do una notizia: tu hai potuto perdere la tua battaglia, ma l'esito della guerra sta ancora nelle mani del Signore. Tu hai potuto perdere la battaglia perché forse non sempre hai ascoltato il consiglio del Signore. Ma stamattina ti dico, da parte del Signore, poni il tuo orecchio davanti alla sua presenza affinché tu possa ascoltare ciò che Dio vuole dalla tua vita. È stato messo, gloria al nome del Signore, una parola potente che discende dal trono di Dio
L'Eterno disse a Giosuè: vedi, io ti ho dato in mano Gerico, il suo re e i suoi valorosi guerrieri, ma c'è qualcosa che tu devi fare. Prendi dei sacerdoti. Are you struggling to conceive? You have options, and at Piedmont Reproductive Endocrinology Group, we'll make sure you have the guidance and support you need. PREG is known for individualized fertility care that's unique to every patient. We take the time to provide a reassuring and empowering experience because we believe that you deserve nothing less. Let us help you on your journey to parenthood. Visit us at pregonline.com to learn more. Get the guidance and support you need at Piedmont Reproductive Endocrinology Group. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Davanti all'arca poni 7 trombe di corno di montone. Gira una volta al giorno intorno alla città. Ma al settimo giorno girerai 7 volte. Gloria al nome del Signore. E alla settima volta suonerete le trombe. Emanerete un gran grido. Stamattina lo Spirito Santo ti sta dando un comando: grida. Da quanto tempo non gridi al Signore? C'è bisogno di un grido stamattina. Vi ricordate il cieco, Bartimeo, Lui era cieco. Gloria al nome del Signore. Sentì parlare di Gesù. E che cosa fece? Incominciò a gridare: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Ma la folla lo zittiva. E lui gridava ancora più forte: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Tante volte ci troviamo proprio come Bartimeo. Tante volte abbiamo gridato, ma forse non abbastanza da poter far udire il nostro grido al Signore. A volte la necessità, il bisogno ci porta in un grido di veramente di bisogno profondo, di esasperazione. Gloria al nome del Signore. E noi veramente stamattina, in accordo allo Spirito Santo che stamattina ci sta amministrando, vogliamo dire: Signore, io voglio gridare a te stamattina. C'è bisogno che tu possa ascoltare la voce dello Spirito Santo. Girare una volta al giorno davanti al tuo problema, davanti alla tua difficoltà. Presenta davanti al trono di Dio il tuo problema, ciò che ti affligge. Gloria al nome del Signore. Poi alla settima volta girerai 7 volte, suonerai la tromba e incomincerai a gridare. Gloria al nome del Signore. Un atto di ubbidienza. Era una guerra particolare. Ma poi c'è un versetto che mi colpisce: che al suono della tromba tutto il popolo darà un grido, un grande grido, allora le mura della città crolleranno e sprofonderanno, e il popolo salirà ciascuno diritto davanti a sé. Sapete, quando si va
in guerra, quando si va in battaglia, questo lo dice anche l'Apostolo Paolo, lo dirà in Efesini, se non erro, quando si va in battaglia, il soldato non si immischia nelle faccende di colui che lo ha ruolato. Il soldato ha un unico obiettivo davanti a sé, portare a termine l'obiettivo che ci è stato posto davanti. E quando leggo questi versetti al quale dicono che il popolo salirà ciascuno diritto davanti a sé, questo mi apre uno spiraglio anche in quanto la nostra fede è personale. Gloria a Dio per i fratelli, gloria a Dio per le sorelle, gloria a Dio per le chiese che tante volte possano pregare per noi, ma noi abbiamo bisogno di poter entrare in battaglia tante volte da soli, singolarmente. È vero, abbiamo entrato in battaglia in modo collettivo, ma poi ognuno ha bisogno veramente di gestire la propria battaglia, perché ognuno di noi abbiamo una battaglia da vincere. Ognuno di noi, per quanto possiamo avere una guerra in comune, ma tante volte abbiamo una battaglia personale. Quindi veramente che la guida dello Spirito Santo stamattina ci possa ancora di più amministrare nel farci comprendere che non tutte le battaglie si possono vincere in modo collettivo. Ci sono battaglie al quale Gesù stesso ti dice entra nella tua cameretta, non dice entra nella tua chiesa o entra nella tua cameretta, chiudi la tua cameretta, vieni, discutiamone insieme. C'è bisogno di intimità, c'è bisogno che tu possa avere un tempo di intimità alla presenza di Dio, perché ogni battaglia è singola a se stessa. Tu stai vivendo un tempo al quale non sarà un tempo che sto vivendo io. Tante volte possiamo vivere le stesse difficoltà, le stesse battaglie, gloria al nome del Signore, ma abbiamo bisogno singolarmente di confidare in Dio affinché possiamo vedere la sua gloria nella nostra vita. E nel momento che tu ti piegherai al Signore, nel momento che tu entrerai nella volontà di Dio, vedi che le mura di Gerico cadranno, le mura di Gerico cadranno, le difese del nemico cadranno e tu potrai salire verso di lui, potrai combattere e vincere nel nome di Gesù. Gloria al nome del Signore, che questa mattina, questo tempo sia stato un tempo prezioso per la mia e per la tua vita, affinché ancora una volta abbiamo potuto comprendere che l'esito della battaglia spetta a Dio. L'esito della guerra spetta a Dio. E voglio dirti una cosa, anche se tante volte hai potuto perdere qualche battaglia, ma non hai perso la guerra, perché fino a quando siamo con i piedi sulla terra possiamo rialzarci e continuare il nostro cammino nel Signore, perché finché c'è vita c'è speranza e finché c'è speranza tutto può essere messo in discussione. Che Dio ci possa benedire questa mattina, possa benedire il tuo cuore e ancora possa veramente porre davanti a te questo crollo meraviglioso delle mura di Gerico, affinché insieme, come chiesa e come famiglia di Cristo, possiamo esultare il nostro Dio. Che Dio ci benedica grandemente.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Alleluia. Gloria al nome del Signore. Meraviglioso questo episodio che pone alla nostra attenzione tantissimi elementi importanti. Sì, ci sono arrivate delle considerazioni importanti. Per esempio, una su tante, l'attitudine di questo uomo valoroso che ha condotto il popolo dinanzi ad una così eclatante vittoria. Però ovviamente qualcuno che non ha dimestichezza con la parola si starà chiedendo: ma di cosa stanno parlando? A quale battaglia o riferimento? Perché questo è accaduto, te lo stai chiedendo perché non abbiamo letto il testo biblico. Io vorrei approfittare, siccome ci sono ancora dei minuti a disposizione, proprio per leggere il testo biblico che è contenuto all'interno del libro di Giosuè, al capitolo 6, e vorrei approfittare proprio per leggere molto velocemente quello che è descritto all'interno di questa parola. Dal versetto 1 è così scritto: Gerico era ben chiusa e barricata per paura dei figli di Israele. Nessuno ne usciva e nessuno vi entrava. E il Signore disse a Giosuè: vedi, io do in tua mano Gerico, il suo re, i suoi prodi, guerrieri. Voi tutti dunque, uomini di guerra, marciate intorno alla città facendone il giro una volta. Così farai per 6 giorni. E sette sacerdoti porteranno davanti all'arca 7 trombe squillanti. Il 7° giorno farete il giro della città 7 volte e i sacerdoti suoneranno le trombe. E avverrà che quando essi suoneranno a distesa il corno squillante, voi udrete il suono delle trombe, tutto il popolo lancerà un gran grido e le mura della città crolleranno. E il popolo salirà, ciascuno dritto davanti a sé. Allora Giosuè, figlio di Nun, chiamò i sacerdoti e disse loro: prendete l'arca del Signore, del patto, e 7 sacerdoti portino 7 trombe squillanti davanti all'arca del Signore. Poi disse al popolo: andate, girate intorno alla città, e l'avanguardia preceda l'arca del Signore. Quando Giosuè ebbe parlato al popolo, i 7 sacerdoti che portavano le 7 trombe squillanti davanti al Signore si misero in marcia suonando le trombe, e l'arca del patto del Signore li seguiva. L'avanguardia marciava davanti ai sacerdoti che suonavano le trombe, e la retroguardia seguiva l'arca. Durante la marcia i sacerdoti suonavano le trombe. Giosuè aveva dato al popolo quest'ordine: non gridate, fate che non si oda neppure la vostra voce, non vi esca parola dalla bocca, fino al giorno che io vi dirò gridate, allora griderete. Così fece fare all'arca del Signore il giro della città una volta, poi rientrarono nell'accampamento e vi passarono la notte. Giosuè si alzò al mattino presto, i sacerdoti presero l'arca del Signore, i 7 sacerdoti che portavano le 7 trombe squillanti davanti all'arca del Signore avanzavano, suonando le trombe durante la marcia, e l'avanguardia li precedeva. La retroguardia seguiva l'arca del Signore. Durante la marcia i sacerdoti suonavano le trombe. Il secondo giorno girarono intorno alla città una volta e poi tornarono all'accampamento. Così fecero per 6 giorni. Il 7° giorno si alzarono la mattina allo spuntar dell'alba e fecero 7 volte il giro della città in quella stessa maniera. Soltanto in quel giorno fecero il giro della città 7 volte. La 7ª volta, come i sacerdoti suonarono le trombe, Giosuè disse al popolo: gridate, perché il Signore vi ha dato la città, e la città con tutto quel che contiene sarà consacrata al Signore per essere voto di interdetto. Soltanto Rab, la prostituta, avrà salva la vita, lei e tutti quelli che saranno in casa con lei, perché nascose i messaggeri che noi avevamo inviati. E voi guardatevi bene da ciò che è votato all'interdetto, affinché non siate voi stessi votati allo sterminio, prendendo qualcosa di interdetto, e non rendiate maledetto l'accampamento di Israele, gettandovi lo scompiglio.
Ma tutto l'argento, l'oro, gli oggetti di bronzo e di ferro saranno consacrati al Signore e entreranno nel tesoro del Signore. Il popolo dunque gridò e i sacerdoti suonarono le trombe. E quando il popolo udì il suono delle trombe, lanciò un gran grido e le mura crollarono. Il popolo salì nella città, ciascun dritto davanti a sé, e si impadronirono della città. Votarono allo sterminio tutto ciò che era nella città, passando a fil di spada uomini, donne, bambini, vecchi, buoi, pecore e asini. E Giosuè disse ai due uomini che avevano esplorato il paese: andate in casa di quella prostituta, fatela uscire con tutto ciò che le appartiene, come gli avevate giurato. E quei giovani che avevano esplorato il paese entrarono nella casa e ne fecero uscire Rab, suo padre, sua madre, i suoi fratelli e tutto quel che apparteneva. Ne fecero uscire anche tutte le famiglie dei suoi e li sistemarono fuori nel campamento di Israele. Poi i figli di Israele diedero fuoco alla città e a tutto quello che conteneva. Presero soltanto l'argento, l'oro e gli oggetti di bronzo e di ferro che misero nel tesoro della casa del Signore. Bene, fin qui è sufficiente per comprendere questo passo, l'imponente vittoria del Signore. Quanto è meraviglioso, Pastore Samuele, scoprire che Dio chiama i valorosi e i guerrieri di questo popolo non per farli combattere, ma per farli girare. Chiama tutta quanta la tua disponibilità a combattere per il Signore, anche la tua disponibilità a rinunciare per Dio, ma non ti chiede di rinunciare, ti chiede di aspettare, di obbedire. Qui c'è un grandissimo e importantissimo valore che noi dobbiamo imparare nella battaglia, dobbiamo imparare ad obbedire. A tante volte il comando di Dio è contro quello che tu ti aspetti che Dio ti possa dire, ma in questo momento Dio ti dice: obbedisci alla chiamata che ti ho rivolto. Se vedi che in questa battaglia tu potresti fare delle cose e io ti sto dicendo di non farle perché per te ho un chiaro passo che devi dirigere verso una direzione diversa, ovvero l'obbedienza. Tante volte mi è capitato di incontrare qualcuno, Pastore Samuele, mi prendo qualche minuto, lo abbiamo a disposizione e ne approfitto. Mi è capitato di incontrare qualcuno il quale mi diceva: io ho una difficoltà lavorativa, questa è una testimonianza, è una storia. Io ho un problema lavorativo, in questo posto di lavoro in cui sto, purtroppo si bestemmia, mi è capitato di vivere questa storia, l'ho ascoltata e abbiamo pregato insieme. In questo posto di lavoro si bestemmia, io testimonio costantemente che sono un figlio di Dio e questa battaglia è troppo grande perché tutti in quel posto di lavoro sembrano non ascoltarmi, nessuno mi dà retta. E allora il Signore mi sta chiamando ad assumere una posizione precisa in questo problema, in questa battaglia. Mi sta chiedendo di digiunare. Che cosa significa digiunare e pregare per questo problema, se il problema e farlo nella mia intimità, a casa, durante il giorno, nella mia privacy, mentre è lì il problema, cioè in quel luogo di lavoro e nella relazione con quelle persone che non ascoltano il grido di Dio, che io testimonio e non mi ascoltano? Che cosa c'entra il digiuno e la preghiera con quello che mi accade al lavoro? C'entra perché il Signore vuole che tu ti consacri e sei ubbidiente. Quell'elemento di ubbidienza che Dio ha chiesto a quell'uomo è stato utile per cambiare l'atmosfera spirituale nel suo posto di lavoro e ha visto la gloria di Dio, perché è accaduto un episodio pochi giorni dopo aver eseguito i comandi che Dio gli aveva dato, ovvero di digiunare, è accaduto una episodio spiacevole nel luogo di lavoro e dopo quell'episodio spiacevole tutti hanno guardato come esempio di fede l'uomo di Dio che aveva digiunato e tutti hanno cominciato ad ascoltare le parole di quell'uomo di Dio il quale ha potuto testimoniare, predicare e da quel momento in poi hanno smesso di bestemmiare quantomeno in sua presenza, lui mi ha raccontato. Quindi questa cosa, che cosa vuole dire? Vuole dire che l'obbedienza
che Dio ti sta chiedendo adesso ha un valore potente sulla battaglia spirituale che tu stai combattendo. Forse stai combattendo una battaglia nella tua casa, nel tuo matrimonio, nel tuo posto di lavoro, nella tua relazione familiare, ma Dio probabilmente ti sta chiedendo di fare un'altra cosa che forse entra anche in contrasto. Questi grandi condottieri erano abili a combattere. I soldati non vedono l'ora di combattere, perché quello è il motivo per cui sono stati addestrati. Amen. Ma probabilmente in questa circostanza dovevano imparare l'obbedienza, anche i comandi dati a questo grande generale che è Giosuè. Erano comandi molto precisi. Noi abbiamo letto insieme un capitolo molto importante nel quale ci sono dei particolari molto interessanti. Giosuè riceve in sé una chiara indicazione da Dio, ma la tramuta, la interpreta, conoscendo bene le tendenze del popolo. Lui in quel momento dice silenzio. Gridate quando io vi dico di gridare, perché sapeva che il mormorio, la distrazione, le chiacchiere del popolo potevano distrarre il momento di conquista. Davanti a Dio tu hai già una indicazione chiara. Se tu stai chiedendo a Dio l'intervento nella tua vita, nella tua battaglia di salute, forse Dio ti sta dicendo: bene, se tu vuoi essere guarito, devi istituire un altare di preghiera nella tua giornata. E tu dici: Signore, ma io domani ho la visita oncologica. Padre, ma io domani ho la TAC. Signore, ma io la settimana prossima ho la risonanza. Che cosa c'entra il mio tempo di preghiera? Dio ti sta chiedendo obbedienza questa mattina. Ti sta dicendo di obbedirgli, perché quelle mura cadranno non per la tua forza, non perché tu sei bravo, perché tu hai dinanzi probabilmente o lo meriti o dinanzi hai uno specialista che può darti delle buone risposte. Quelle mura cadranno nel nome prezioso di Gesù, perché tu hai obbedito alla chiamata e al comando che Dio ha rivolto alla tua vita. Ti ricordi quando abbiamo letto le mura come sono cadute? Come fanno a cadere le mura con delle grida, delle mura inespugnabili? Come fanno a cadere? Abbiamo detto, il pastore Samuele lo ha citato. Questo può accadere soltanto se tu resti obbediente a quanto Dio ti sta dicendo in questa mattina. Quindi noi vogliamo in chiusura, insieme al pastore Samuele, pregare per la tua vita. In questo momento voglia tu mettere dinanzi a Dio il comando che Egli ti ha dato. Dici: Signore, aiutami ad adempiere e ad obbedirti, perché questa battaglia che tu hai deciso di farmi vincere, perché Dio ha deciso di farti vincere questa battaglia. Dio ha già deciso, ha già decretato che quelle mura cadranno. Ora tocca a te obbedire. Quindi noi pregheremo proprio per la tua obbedienza. E quindi chiedo in questo momento al pastore Samuele di pregare per queste anime che stanno alzando la mano. Siete in tanti, sappiamo che in questa fascia delle ore 12 siete in tanti a seguirci, forse state probabilmente anche preparando già il pranzo mentre ci seguite. Vogliate in questo momento, se ritenete essere le persone a cui è rivolto questo messaggio, fermarvi un attimo e mettervi in comunione con noi. La preghiera durerà pochi minuti, ma fatelo. Al pastore Samuele la linea in questo momento. Alleluia, grazie Padre. Amen, alleluia. Signore, ne veniamo a te nel nome di Gesù, perché riconosciamo che non c'è altro nome che ci possa portare davanti alla tua presenza, Signore. Signore, questa mattina tu ci hai posto, Signore, davanti, Signore, degli obiettivi, Signore. E forse tante volte, Signore, ci sono delle circostanze dove si alzano dei muri, proprio come ai tempi del tuo popolo, Signore. Ci furono delle mura di Gerico, Signore, ben fortificate, Signore, alla quale era difficile, Signore, poterci entrare, Signore, poter abbattere, Signore. Ma noi questa mattina confidiamo in te, perché tu sei l'Eterno, Signore. Signore, ancora in questa mattina ci sono poste
delle anime, Signore, davanti al trono della Tua grazia, Signore. Io non conosco, Signore, la problematica, Signore, che può affliggere, Padre, ogni singolo individuo, Signore, ma io stamattina nel nome di Gesù, Signore, oh Signore, in accordo al Tuo Spirito Santo, Signore, io chiedo autorità, Signore, nel nome di Gesù, affinché queste mura di Gerico, Signore, queste mura di paura, Signore, queste mura di scoraggiamento, queste mura di ansia, queste mura, Signore, di dipendenza, Signore, queste mura di droga, Signore, possano cadere nel nome di Gesù, Padre, affinché, Signore, possiamo ricevere vittoria nel Tuo nome, Signore. Signore, sentiamo la Tua presenza, Signore. Sentiamo che lo Spirito Santo sta toccando le nostre vite, Signore, ma sta toccando e sta operando, Signore, verso tutti coloro, Signore, che Ti stanno lasciando entrare nel proprio cuore, Signore. Io voglio porre davanti a Te, Signore, le nostre vite, le nostre famiglie, le nostre case, Signore, i nostri posti di lavoro, sì, Signore, che tante volte possono essere dei veri e propri posti di combattimento, Signore, perché tante volte, Signore, veniamo esposti, Signore, a tentazioni, Signore, tante volte veniamo esposti, Signore, tante volte ad offese, Signore, ma io voglio pregarti nel nome di Gesù di operare, Signore. Io voglio pregarti nel nome di Gesù affinché il Tuo Spirito Santo possa prendere, Signore, pieno comando sulle nostre vite, affinché possiamo vedere le nostre mura di Gerico cadere nel nome di Gesù. Padre, io Ti rendo grazie per questo tempo meraviglioso, perché so che questo tempo è stato reso possibile grazie alla Tua presenza, Signore. Io Ti rendo grazie per coloro, Signore, che ci stanno ascoltando, Signore, per coloro che ci stanno seguendo. Ancora voglio benedirti, Signore, questo canale di trasmissione, Signore, che ci fa entrare in ogni casa, Signore, ci fa entrare in ogni luogo, Signore. Io voglio pregarti per questo canale, Signore, che Tu hai posto una benedizione su questo canale. E voglio pregarti in quanti, Signore, veramente si predispongono, Signore, ad eseguire ogni giorno ciò che sono i Tuoi comandi per le nostre vite. Signore, voglio pregarti, Signore, per il fratello Michele Cesare, Signore. Voglia Tu benedire la sua vita, voglia benedire il suo servizio. E quanti, Signore, ancora voglio pregarti per il pastore Casaldo, Signore, ancora per come Tu lo guidi, Signore, veramente guidi la sua vita, guidi il suo cuore, affinché ogni giorno, anche attraverso questo canale, Signore, Li possa amministrarci attraverso la Tua parola, Signore. Ma ancora voglio pregarti per coloro che sono dietro alle quinte, Signore, che forse non vediamo, Signore, ma sono canali necessari, Signore, affinché questo canale possa andare avanti. Io li voglio benedire nel nome di Gesù, e che ogni cosa che si farà e si dirà possa continuare ad essere guidato da Te. Io Ti rendo grazie in Cristo Gesù, il Tuo amato Figlio, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia, amen, amen. Gloria al nome del Signore. Grazie Pastore Samuele, grazie per questo tempo passato insieme. Ci vediamo in un prossimo appuntamento con un nuovo tema. Saremo molto felici di passare un altro tempo alla presenza del Signore, approfondendo proprio la parola di Dio con questo incoraggiamento meraviglioso di stamattina. Dio ti benedica grandemente, e ricordiamo anche ai nostri amici che andremo in replica questa sera alle 23:30 sempre sul canale Parole di Vita. Intanto voglia ricevere Samuele e la sua famiglia il nostro saluto, anche per il lavoro ministeriale che fate. Dio ti benedica, pace, pace Samuele. Grazie Michele, Dio vi benedica, pace.
Vi ringraziamo cari amici, grazie per questo tempo passato insieme, abbiamo veramente ricevuto dal Signore un incoraggiamento a continuare nell'obbedienza, nella sua chiamata, quando ci rivolge qualche chiamata particolare, preferenziale in qualche area del servizio, approfittiamo proprio per obbedirgli, perché egli ha in serbo per noi grandi e meravigliose benedizioni che hanno a che fare con l'eternità. Vi ringraziamo, vi diamo appuntamento a Dio piacendo a domani. Domani avremo una bellissima puntata, molto interessante, altrettanto interessante rispetto a quella di oggi. Avremo e parleremo dell'omosessualità e la Bibbia. Domani è un tema molto particolare, vi invito a condividere l'attesa della nostra chiacchierata di domani. Lo faremo insieme ad un nostro carissimo fratello che ha una storia particolare, ma non solo, è un ministro, perché è chiamato da Dio a parlare di questo grande tema, molto acceso e molto sentito. Intanto vogliate ricevere il nostro saluto, ci vediamo domani a Dio piacendo, buon proseguimento di giornata con la benedizione di Dio, pace. Hai ascoltato Review? Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on Chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.